anche di decidere quanti litri per metro quadro lanciare. Con i test di oggi l'aeroporto di Scalea inanella un altro piccolo successo e aggiunge un altro servizio. Alberto Ortolani, l'amministratore della società Idroscalo, ci spiega allora qual è il risultato di questo test, a cosa serve. Questa audit di oggi, questa verifica è servita per portare qui gli aeromobili del Corpo Forestale dello Stato esercitati dalla Protezione Civile Nazionale per far sì che questo aeroporto diventi anche base della Protezione Civile e chiaramente del Corpo Forestale, in particolare diventi base fissa del Corpo Forestale dello Stato. Ed è una cosa che si va aggiungere, chiaramente già i servizi già la via superficie offre, oltre ad essere sede di una scuola di volo molto rinomata, forse l'unica in Calabria esistente oggi, è anche la base per attività di trasporto pubblico, per attività di lavoro aereo. Nel futuro speriamo di arrivare presto, anche se la strada è lunga e tortuosa, ma non impossibile, a passare l'aviosuperficie dallo status di aviosuperficie allo status di aeroporto, chiaramente col coinvolgimento di tutte le amministrazioni del caso. I tecnici hanno compiuto le loro valutazioni e le loro misurazioni, la missione è compiuta, adesso è il tempo di accendere il motore, scaldare i rotori dell'S64 e ritornare a casa. Importante appuntamento domani alle 10.30 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Pollino a Rotonda, dove sarà presentato il portale dei prodotti tipici del parco realizzato dall'Alsia e dallo stesso Ente Parco. Interverranno il commissario dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura, Domenico Romaniello, il dirigente dell'area sviluppo agricolo della stessa Alsia, Sergio Gallo, il presidente del parco, Domenico Pappaterra, e il direttore del parco, Annibale Formica. Per l'occasione sono state invitate tutte le aziende agroalimentari inserite nel catalogo dei prodotti del Pollino e partecipanti al sistema produttivo Pollino Lagonegrese. E sempre in tema di parchi, il 28 e 29 maggio i parchi calabresi parteciperanno a Walk of Life, la nuova raccolta fondi per la ricerca organizzata da Teledon con Federparchi. Camminate e punti di raccolta nel Parco Nazionale del Pollino, Parco della Sila, Parco Regionale Serre e nell'area marina protetta di Capo Rizzuto. Recandosi in uno dei banchetti allestiti per l'occasione, i partecipanti potranno fare una donazione e sostenere così la ricerca scientifica sulle malattie genetiche. In cambio riceveranno il laccio blu che lega simbolicamente tutti i camminatori di Walk of Life alla missione di Teledon e potranno prendere parte ad una passeggiata speciale in cui una guida illustrerà le meraviglie del parco e uno scienziato racconterà il suo lavoro nel grande cammino della ricerca di Teledon. Restiamo in tema di ambiente, andiamo ad Orso Marzo dove stamane si è tenuta la tradizionale giornata dell'albero. Ci racconta tutto Martino Ciano. 15 nuovi alberi, 15 nuove vite. Orso Marzo ha voluto festeggiare così i bambini nati tra il 2009 e il 2010 nell'ente montano, piantando un albero per ciascuno di loro nell'incantevole oasi protetta della valle del fiume Argentino. L'albero del neonato, questo è il nome della manifestazione che si è tenuta stamane, secondo il primo cittadino di Orso Marzo, Paola Maria Candia, non è solo un evento. È la vita che va avanti, è la speranza per questi piccoli paesini che stanno invecchiando sempre di più. Quando nascono nuovi bambini è sicuramente una manna per noi che viviamo nel paese e per assicurare la continuità. Un'iniziativa che è diventata ormai una vera e propria tradizione per l'ente montano Alto Tirrenico, che secondo Eufemia Tarsia, viceprefetta aggiunto e in rappresentanza del prefetto di Cosenza Raffaele Cannizzaro, che non ha potuto partecipare come prevista alla manifestazione, assume di anno in anno un valore particolare. È un'iniziativa che tra l'altro assume un valore simbolico veramente enorme, proprio perché coinvolge tutta la collettività e lancia un messaggio di rispetto per la natura e di amore per la natura. Tra questi valori anche quello religioso nel nome della continuità della vita e della sua tutela, come ribadito dal parroco di Orso Marzo Don Mario Spinicci. Il miracolo della vita si riaffaccia, però si riaffaccia anche il miracolo della difesa della vita, del mantenimento, dell'aiuto della vita. Una vita che nasce ha bisogno di tante cose. Per i bambini ha bisogno di scuola, c'è bisogno di istruzione, c'è bisogno di strutture adeguate, servizi. Per le famiglie c'è bisogno di assistenza
anche economica, e per le piante invece c'è bisogno di rispetto e di amore. Una manifestazione da tutelare, da pubblicizzare e soprattutto da esportare. Questo l'invito del presidente della comunità montana Alto Tirreno Appennino Paolano, Riccardo Benvenuto, che chiede attenzione a tutte le istituzioni per la tutela e lo sviluppo di zone rurali come quella della Valle dell'Argentino. Noi abbiamo un territorio fatto del 93% e oltre di aree rurali di questo tipo, che sono abbandonate a se stesse, che sono anche depauperate con gli anni. Dovremmo cercare di trovare una formula di portare economia in queste aree. E con il sindaco Candia ci siamo soffermati anche sul problema dell'assistenza medica. Lo ricordiamo, ad Orso Marso da 2 anni manca il medico di base, ma pare che il problema sia volto ad una soluzione. Ascoltiamo l'intervista. No, non abbiamo avuto nessuna risposta, siamo stati anche ricevuti in regione con il responsabile Scaffiti quando c'è stato il problema dell'ospedale di Praia a Mare. Ci hanno promesso che prendono a cuore il problema, anche perché questi piccoli paesini se no sono veramente destinati a morire. Pare che con il medico dovrebbero esserci invece delle buone possibilità, perché pare che ci sia un medico che abbia accettato di scegliere Orso Marso. Stiamo aspettando però notizie ufficiali, perché ancora non abbiamo avuto nessuna comunicazione. Per la guardia medica aspettiamo, perché in effetti ci troviamo un pochino isolati, non è molto lontano dalla costa, dalla marina, però comunque ci sono contrade che sono montane, quindi hanno comunque un problema proprio per il raggiungimento. Si stanno tagliando un po' troppi servizi ultimamente, la scuola, come dicevo, abbiamo le 2 pluriclassi, quindi tanti genitori stanno pure protestando perché non accettano di mandare i figli nelle pluriclassi, però purtroppo la legge è quella e si può fare ben poco, perché in effetti bisogna accettare quello che sono le direttive che vengono dall'alto. L'Università della Calabria è decisa a costituirsi parte civile nell'eventuale processo che dovesse scaturire dalla chiusura delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Cosenza a seguito della segnalazione circa alcune anomalie che si sono registrate nella procedura, appunto, di registrazione degli esami. È stato chiaro il rettore dell'Università della Calabria Giovanni Latorre, che incontrando i giornalisti ha precisato: non guarderemo in faccia a nessuno. La vicenda ha preso avvio da un'iniziativa assunta dalla Facoltà di Lettere e Filosofia, seguita ad un controllo dell'area didattica riguardo lo statino di uno studente relativo ad un esame sul quale il docente titolare non ha riconosciuto la propria firma, esame in merito al quale non esisteva alcuna registrazione di tipo cartaceo o digitale. In presenza dunque di un falso, l'Università l'8 marzo 2011 ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica e poi ha provveduto a passare in rassegna altri esami ritenuti dubbi. Il timore espresso dal rettore è che nel passaggio alla modalità elettronica di registrazione agli esami qualcuno abbia potuto approfittare di ipotetiche falle del sistema. Il procuratore della Repubblica di Cosenza, Dario Granieri, ha riferito che nell'ambito dell'inchiesta si sta valutando la posizione di alcuni studenti e di alcuni impiegati dell'università addetti alla registrazione degli esami, ma che al momento nessuno è stato iscritto nel registro degli indagati. E si svolgerà il prossimo fine settimana a Diamante la prima edizione dello stage di difesa personale antiaggressione e antistupro con tecniche specialistiche. Lo stage prevede la presenza di istruttori qualificati di arti marziali e si svolgerà presso la palestra comunale situata nel parco Enzo La Valva. Le previsioni del tempo per domani: al mattino alternanza di nuvole e schiarite in tutte le regioni con brevi piogge sulla Calabria ionica, temperature minime in calo, poi nel pomeriggio ultimi residui piovaschi e massime in rialzo sopra i 20 gradi, venti moderati dal nord ma in attenuazione. E infine gli appuntamenti per domani nella nostra regione: a Reggio Calabria conferenza sul tema reazione a catena, la risposta delle donne all'aggressività maschile nell'ambito di Psicobar, 4 chiacchiere di psicologia al bar, alle ore 18
alla gelateria Sotto Zero a Cosenza, concerto del gruppo delle Rivoltelle composto tutto da donne che presentano il loro primo album Donne Italiane alle 18 in piazza 11 settembre. Infine ricordiamo l'appuntamento a Rotonda con la presentazione del portale dei prodotti tipici del Parco del Pollino realizzato dall'Alsia in collaborazione appunto con l'ente Parco alle ore 10:30 proprio presso la sede dell'ente. Tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, gli auguri di una buona serata e l'appuntamento a domani.